Bella a tutti quanti ragazzole, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo di calciomercato, del mercato appunto. Che cosa sta succedendo, che cosa succederà e che cosa cambierà nei prossimi giorni. Tutto questo in questo breve video. Quindi prima di cominciare ragazzuoli, un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, ovviamente commentate quelle cose che volete vedere nei prossimi video. Oggi si parlerà di una specie di refresh up perché sta per arrivare e vi spiegherò anche il motivo del perché arriverà. Allora, e anche i cambiamenti che ci saranno, ovviamente, cioè parleremo di un po' tutto. Prima di cominciare, link in descrizione, like, eccetera, eccetera, tutte queste cosucce qua, direi di buttarci subito a guardare che cosa succederà. Cominciamo! Come penso che alcuni di voi se ne saranno già accorti, i prezzi si stanno piano facendosi più alti, stanno in poche parole risalendo. Ma che cosa è dovuta questa cosa? Allora, come c'era la previsione di tanti dei miei iscritti che dicevano ma tanto il 15 agosto c'è di nuovo la cosa del market peak, di quello, dell'altro, di quell'altra cosa ancora, i prezzi si abbasseranno nuovamente. Si sono abbassati per effettivamente un giorno, ok? Il giorno dove c'erano quella possibilità di prendere con 3.000, con 2.400 punti, lì i market peak si sono abbassati qualche prezzo di qualche giocatore, giustamente, come anche perché hanno messo delle offerte nuove appunto nel negozio, quindi grazie a una, due cose, i prezzi si sono un pochettino ancora abbassati. Adesso stanno cominciando ad avere una curva nel positivo. Perché? Perché, allora, prima cosa, non ci sono i giocatori nuovi che sono usciti, come per esempio Eusebio, Del Piero e tanti altri, stanno salendo piuttosto che scendere perché non ci sono più le offerte che c'erano prima, non ci sono più certe determinate cose, e così i prezzi si stanno facendo più elevati. Infatti, come potete vedere, io sono rimasto a 18 milioni perché ho investito in qualche 100-101 per vedere se effettivamente riuscirò a fare dei crediti aggiuntivi, perché ero rimasto a 300 milioni, ho investito, ho preso dei giocatori grado verde, ho preso dei giocatori grigi, ho preso delle cose di questo genere qua, fino ad arrivare appunto ad essere un poveraccio, diciamo in poche parole. Tutto questo perché hanno deciso, ok, i carissimi sviluppatori, di togliere una delle sezioni che dava ogni tanto dei problemi sul mercato, che è appunto la nostra carissima tempi supplementari, market peak, chiamatela come volete, verrà completamente eliminata. Questo succede perché? Perché l'avevano inserita per far gestire il mercato, far crollare i prezzi in certi determinati momenti. Adesso che non ce n'è più bisogno, che il gioco si sta avviando verso il rinnovamento AFC25, questa cosa qua deve sparire, i prezzi si devono ristabilire ad un prezzo medio-alto e quindi questa sezione sparirà. Verrà sostituita da un'altra sezione dove ci daranno altre tipologie di giocatori e i punti che abbiamo raccolto, come nel mio caso adesso ne ho ancora 2500, verranno sostituiti o utilizzabili appunto per fare una specie di questa cosa qua, cioè quindi per reclutare altri giocatori nella sezione poi del negozio. Quindi questa sezione qua sparirà completamente, sappiatelo. Verrà completamente cancellata e sostituita da un'altra sezione. E poi i punti appunto che avremo, non ho capito se verranno se darà la possibilità di essere scambiati o se appunto sempre con quei punti lì ci faranno prendere dei giocatori appunto nella sezione negozio. In entrambi i casi avremo comunque possibilità di prendere dei giocatori aggiuntivi e appunto guadagnarci molto probabilmente. I giocatori hanno una tendenza a risalire anche per il fatto che comunque molti dei 101, di tutte queste cose qua, non sono tanto trovabili. Per esempio Rio Ferdinand è sceso di 14 milioni di base, però la sua curva adesso è in discesa, ma neanche di tanto, perché il suo prezzo massimo prima era 300 milioni, 305 milioni, adesso è 300, quindi non è cambiato tanto. Su alcuni giocatori si nota di più che su altri, ovviamente, per esempio ce ne sono tanti, no? Come per dire Del Piero, eccetera, eccetera, il carissimo Dani Olmo sta riguadagnando crediti, carissimo Fabio Cannavaro, idem. Stanno prendendo crediti anche altre tipologie di giocatori, come per esempio Puskas e il carissimo Bergkamp, stanno risalendo pian piano. Ci sono delle carte 97 che sono passate, come per esempio questo Eusebio, da 90, da 20 milioni a 27 in due giorni. Ci sono tante carte che hanno comunque avuto un sovrapprezzo, anche alcuni 88-89, come per esempio Walker, eccetera, eccetera. Ci saranno appunto delle piccolissime cose aggiuntive, diciamo, ok?
verranno appunto, cioè che verranno a salire i prezzi in generale. In questo momento i prezzi saliranno un po', poi quando metteranno la nuova sezione che ci sarà in base a come sarà fatta, i prezzi potrebbero o salire ancora o scendere in base a cosa ci daranno di premio, ovviamente, ok? Come in tutte le varie sezioni. Dovrà uscire anche l'evento Dynasty. Quindi, se in quell'evento ci saranno ancora carte solo 101 di Max Gen, ok? I prezzi degli altri vari 100 e 101 potrebbero effettivamente subire un rialzo. Giustamente perché quelle altre carte lì, tipo Vieira, del Piede, cioè, Ronaldo, Eusebio, eccetera, eccetera, ovviamente non saranno più disponibili e potrebbero subire un sovrapprezzo. Giustamente, quindi. Io ho cercato di comprare dei 100, dei 101, come vi ho detto, appunto per avere poi la possibilità, se nell'evento Dynasty non ci saranno dei 102, per esempio, quelle carte lì avranno ancora un rialzo abbastanza tale da poter guadagnare anche solo 30-40 milioni a carta. Comunque ne ho 3-4 di quelle carte lì così, quindi decisamente se riuscissi a fare quei 120-160 milioni di guadagno, comunque non sarebbe male, perché tornerei ad avere più o meno 460 mila. E la cosa non mi dispiace per niente. Questo è quanto, ragazzoli, quindi sappiate che verrà tolta i tempi supplementari. In questi giorni stanno risalendo i prezzi. I punti dei tempi supplementari verranno scambiati, o saranno possibili scambiare per altri punti per poi prendere giocatori, o semplicemente ci faranno utilizzare quei punti lì per prendere determinati giocatori nella sezione negozio. Questo è tutto quello che hanno fatto trapelare, diciamo, gli sviluppatori della IE. Al momento, da quel che so io, oltretutto, al momento, anche dopo il sondaggio, sono ancora in dirittura sul fatto di non far refreshare il gioco. Quindi continueremo con la nostra squadra anche il prossimo anno. Al momento è ancora così, quindi vediamo se anche nei prossimi giorni saranno delle notizie, delle cose del genere. Io sarò sempre qui a darvi nozioni, eccetera, eccetera. E tutto questo è sempre per voi, ragazzi. Cercherò sempre di tenervi aggiornati anche per riuscire a fare qualche credito e qualche cosa. Come comunque, per riprendere un discorso vecchio che non voglio riaprire, no? Come dicevano i ragazzi, effettivamente il market peak, tempi supplementari, come volete chiamare, ha un effetto sul mercato, ma non è l'unica cosa che ha influenza. Appunto, adesso verrà completamente tolto e come è stato messo per aiutare agli sviluppatori a gestire il mercato, a far calare i prezzi, adesso sta per essere tolto per appunto fare la cosa opposta, far salire i prezzi e ovviamente riportare un equilibrio totale perché si sta avviando fino al refresh del gioco in FC 25 e da lì ci sarà una nuova cosa differente da giocare, fare e disfare. Quindi detto questo, ragazzuoli, fateci caso, se riuscite, avete dei crediti da parte, fate qualche acquistillo, qualche acquisto per il futuro, diciamo, perché così magari riuscirete anche voi a guadagnare qualche credito da qualche carta. E per lì il mio consiglio generale è di puntare sui 100-101, anche quelli che costano poco, giusto per tenerli lì, magari addirittura nel frattempo se avete dei mascherano aggiuntivi che vi avanzano, li gradate così li portate su e nel momento migliore venderlo. Al momento è soltanto una partenza di salita, quindi non è il momento migliore per vendere. Quando ci sarà, appunto, vi farò sapere. Dovrebbe comunque essere prima che arrivi il nuovo evento o subito dopo in base ai giocatori dell'evento che ci saranno, come già spiegato prima. Se ci saranno dei 102, i 101 potrebbero perdere prezzo e quindi sarebbe il caso di venderli prima che arrivi l'evento Dynasty. Ma comunque lo sapremo, ve lo farò sapere perché comunque avrò le notizie già qualche giorno prima e cercherò in tutti i modi di farvi guadagnare qualche credito aggiuntivo. Spero che questo video in generale vi sia stato d'aiuto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e ovviamente passate nel link in descrizione per seguirmi su tutti gli altri social. Detto questo, noi ci troviamo domani sempre solo qui con un nuovo video da DocD. E buon weekend e a domani ragazzuoli. Mi raccomando, fateci attenzione a queste cosucce perché ci saranno dei grandi cambiamenti in questi giorni, quindi mi raccomando, fateci attenzione perché chi ci farà attenzione meglio degli altri, giustamente potrà guadagnarci qualcosina in più. Detto questo, ciao ciao da Docti.